ruota, ho fatto il soggetto, cioè ho creato la struttura base, il punto di partenza. Poi, fortunatamente, essendo una cosa che andrà online, si può evolvere anche a seconda della risposta del pubblico, nel senso che si può seguire davvero quello che le piace e quello che non piace. Sulla lunga distanza, diciamo, non sulla brevissima distanza, perché prima un gruppo di contatti. Quali sono i fumetti online che vi hanno ispirato? Allora, online io ho seguito Rusty Dogs, quelli italiani, che ovviamente è tutt'altra cosa. Si chiama Freak Angels. Freak Angels. Comunque, Warren Ellis. Non c'è stata un'ispirazione, faccio come quel sito, allora avrei guardato il cane mucco e avrei fatto il cane mucco. Allora, ci interessava il discorso scroll, infatti venissero scrollate le pagine invece che girate virtualmente, che ci sembrava un preziosismo un po' così, un po' appiccicato, perché o fai una cosa cartacea o fai una cosa online. Se fai una cosa online la fai fruibile online. E fondamentalmente non è che ci siamo, abbiamo detto facciamo una cosa online perché ispirati da, c'è stato un altro processo, non ci riesce di fare una cosa cartacea, troviamo un altro mezzo, il mezzo principale che si è proposto del regolamento. E quindi a quel punto siamo andati a vedere come avevano fatto altre cose e ci siamo. Ma non è nato come progetto web perché abbiamo detto facciamo una serie web, abbiamo visto che non c'era modo di fare una serie cartacea su quel tema e ci siamo rivolti. Ok, chiaro. Cioè non è stata in effetti un ripiego, è stata l'unica scelta, è l'unico canale che avevamo ed è stato il canale che abbiamo. Lo percorriamo, è nuovo, lo percorriamo. Quando è che esce il primo? 7 novembre. Ho fatto una domanda intelligente. Con che cadenza? Settimanale, a meno che non ci sia un buon seguito. Sarà quante vignette, pagine? Sono 6 tavole complete a settimana. Abbiamo pronte un certo numero di puntate, per cui se ci dovesse essere una risposta del pubblico, per cui c'è l'esigenza di avere più puntate a settimana, cioè di farne 2, allora accelereremo. Sono già pronte un certo numero di puntate, per cui si può fare un'accelerata in corsa. Certo. Online si è vista una tavola, una diversa colorazione. L'impostazione sembra del classico documento popolare italiano, ecco. Ti rispecchia questo canone? Allora, io vengo dal fumetto popolare italiano, quindi io sceneggio in maniera classica. Poi effettivamente possono testimoniare i disegnatori presenti, io ho lasciato ogni disegnatore libero di gestire l'impaginazione come meglio crede. Quindi chi volesse fare chi volesse fare delle impaginazioni particolari le fa. Quelli dopo l'uno. C'è restrizione in questo senso. E effettivamente abbiamo avuto una splash page montata in maniera completamente autonoma, per dire, va benissimo così, cioè, poi c'è una disegnatrice del numero 11 che è la Quama, non vedo più. È andata a distribuire. Ecco, che ha un suo modo di muovere la tavola, di muovere la camera. Ed è stata lasciata completamente libera di sperimentare, ma tutti sono liberi di sperimentare. Il limite che c'è è quello del colore, cioè i coloristi non devono impazzire, quindi non si può fare di tutto di più, si rispetta reciprocamente il lavoro. Chi è il disegnatore più giovane? No, la Cesana. No, io Roberto. 24. Salve. E anche più bello. Come ci si sente essere un disegnatore così giovane e così bello? Sono domande interessanti. Ma così giovane sono soddisfazioni che vengono piano piano. E poi passano. E poi passano, dice.
Bello non lo so, cioè io sono abbastanza scettico su questa cosa. Se me lo dico gli altri ci credo, ma non sono io a dire se dovesse andare. Bello, anche bello, l'abbiamo scelto solo per quello. Ah, ma la Ford! Il ragazzo copertina. E il più vecchio? E il più vecchio. Era qua. Secondo me rischia di essere io. No, non penso. Quanti? 41. Ma lui! È lui! Almeno in una cosa. Bergo lingua! Ho anche preso il culo, visto che sono vecchio. Allora, ce li presentate, sì. Quelli allora, che ci sono. Partiamo dal numero 1, Matteo Bussola. Il numero 2, Elena Cesana con Roberto Ingranato, che non c'è. Il numero 3, Emma Martinelli, che è assente. Damian! Il numero 4. Damian, quello che ci sta rollando. Damian Stanic. Molto serio, sì. Number 4. Il numero 5 non lo vedo presente, ma fa parte della Paranoid Inc. ed è Jonathan Farah. Il numero 6, Walter Trono. Il più bello e il più giovane del nostro mondo. Il numero 7 è il povero Fabio De Tullio, che in questo momento è a Seul, il nostro cuore vola fino in Corea del Sud. Il numero 8. Oscar Celestini, disegnatore, che è il colorista principale, ma è assente. Il numero 9 è Alberto Lingua. Il numero 10 Riccardo Annunziati. Il numero 11 assente è Antonio Lucchi. Ah no, sei tu, è Teresa Stella, scusa. Il numero 11 è lei, il numero 12 è Antonio Lucchi, assente. 13 Mario Del Pennino, che non vedo qua. Sono tutti e tre insieme. E poi cioè, via, fatto via, una conferenza via. In cui non ci sono manco i disegnatori, no. Per creare hype, in realtà noi è tutto studiato. No, ma ne abbiamo anche dei disegnatori i cui numeri sono stati assegnati ma non sono ancora stati realizzati completamente. Però stiamo lavorando così, fino al 13 ci siamo, al 14 in su, perché viene dietro. Io la verità, il progetto per essere un fumetto online è ripieno di persone, cioè, pensate di monetizzare in un certo senso il progetto che sto creando? Allora, ci stanno pensando poi 10 euro. L'unica che non ci pensa sono io, nel senso che a me è una cosa per me di principio. Cioè, sono stufa di sentirmi dire che questa cosa non funziona, che in Italia il fumetto di vita reale non funziona. Perché? Perché non funziona. Detto da giovanissimi, detto da quelli promotori del rivoluzioniamo il fumetto in Italia, facciamo uno shoujo manga in Italia, no, non funziona, personaggi italiani, no, non funziona. In pratica abbiamo provato a invertire il processo produttivo. Per cui cioè, allora abbiamo detto, ok, vediamo se funziona. Prima c'è una risposta. Se funziona ci si penserà. Cioè c'è già qualcuno che dice ma no, ve lo punto. Prima vediamo se piace. Cioè, valutiamola sta cosa. Perché lei te lo do gratis, lo leggi. Non è che lo leggi una volta, te lo do gratis, lo segui. Allora se vedo che tot persone sono interessate a seguirlo, al punto che direbbero ma io mi comprerei anche un fumetto, allora si penserà. Però intanto vediamo se è una cosa a cui frega qualcosa qualcuno. Roberta Ingranata è arrivata anche lei, vai! Ma lei è la mia favorita, quindi non posso portarla in più. Allora, quanti blocchetti avevo raggiunto per la promozione di Davvero? Non lo so, abbiamo fra tutti avremmo fatto una quarantina, una cinquantina di blocchetti di posti, che però nel delirio di Lucca non so quanto lasceranno tracce, però fatti li abbiamo fatti. Poi... Se il progetto va bene tutto c'è possibilità anche di vederlo su carta. Sì, possibilità sì. Ci deve essere qualcuno che me lo sta. Cioè non ho pensato, mi hanno già detto ma no, fatelo tu, ma non. È molto 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 presto per andare più in là. Sì, no. Cioè ancora non è uscito il numero qua. Fateci uscire. Forse è il problema. Hai cercato di uniformare uno stile riconoscibile? Si sono uniformati fra di loro. Cioè non siamo partiti con uno stile preciso.
poi un po' tutti, anche perché ovviamente chi disegnava le puntate seguenti doveva vedere cosa c'era stato nelle puntate precedenti, anche a loro livello di ambienti. I disegnatori si sono abbastanza amalgamati, questo ha creato un problema anche per le nuove proposte, perché si è definita una linea grafica e non è che adesso possiamo dire a prescindere noi facciamo quello che ci pare. Ci saranno le guest star che hanno già magari il loro tratto e quelle faranno delle puntate che saranno particolari, autogestite totalmente. Se oggi mi arriva un grottesco, magari bellissimo, magari bravissimo, è difficile inserirlo perché diventa discontinuo il fumetto. Quindi si sono un po' ristretti i margini rispetto all'inizio. All'inizio eravamo molto più aperti a tutto. Adesso un po' più. E per il volto di Martina a chi si ispira? Allora, la prima ispirazione è stata un'attrice. Si chiama Mami Gamber ed è la figlia di Mary Streep, che non è una bellezza ma è molto espressiva, ha un viso molto particolare. Poi a ruota ho avuto modo di verificare che la figlia di una mia amica carissima è molto 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 simile, per cui gradualmente stiamo passando a una modella 18enne reale, una ragazza reale. In realtà io posso dire adesso scoop in diretta, io ho usato Laura Ingalls della casa della prateria. Però è venuta, no? Sì, no, è venuta. In parte era un pochino sì, poteva starci. Una versione inglese? Perché? Perché? Perché in Italia a guardare quel comic siamo quattro. E... allora, in Italia a guardare quel comic siete in quattro. Magari non deve essere così per sempre, magari si abbatte anche sto muro, magari possiamo portare qualcuno che non lo fa a farlo. Sono tanti magari. Sì, infatti volevamo intitolarlo magari, però non è finito. Allora il concetto è abbastanza semplice, cioè la rete dà la possibilità, ti dà il polso in tempo reale della risposta del pubblico. Basta banalmente mettere un contatore per le visite, in cui ci sarà anche lo spazio per i commenti, per cui se questa cosa susciterà sufficiente curiosità, interesse, da lì in poi si fanno tutti i ragionamenti che possono proseguire, compreso il fatto forse che ci potrebbe essere qualche editore interessato. Un altro tipo di mercato estero. Bisogna vedere. Magari lo facciamo in inglese e lo pubblichiamo e gli americani impazziscono. Cioè, ci sono esperimenti che hanno già funzionato in questo senso, sul mercato estero per esempio, solo che lì la rete è molto più pervasiva e diffusa rispetto a noi che è ancora all'inizio. Però siccome la cosa è partita con un discorso linea di allora, principio. Se nessuno comincia per primo a provarci seriamente, non ce la faranno mai. Cioè, il primo, nessuno vuole essere il primo, qualcuno deve essere il primo a dire voglio fare una cosa seriale sulla lunghissima scaletta, ma non ci riesce, vabbè, cioè abbiamo perso tempo, hanno perso impegno, tempo più che altro disegnatori coloristi, io ho perso ore a scrivere, pazienza. No, e poi va detta anche una cosa, che in generale gli esperimenti che sono stati fatti di questo genere, cioè solitamente la rete è un canale per diciamo chi è all'inizio, principalmente, no? Edita le sue cose, pubblica le sue cose direttamente online. In questo caso invece abbiamo una professionista, comunque dei professionisti, alcuni anche già affermati, altri sono all'inizio, però comunque gente che ha già avuto esperienza, che propone un prodotto di una certa qualità, gratuitamente, quindi non è una vetrina per farci, è un prodotto che esce. Ma anche questo forse potrebbe. Moltissime persone dicono parto dal web per arrivare a. Noi non stiamo ragionando così. Cioè noi abbiamo detto, noi vogliamo, ci interessa proporre una cosa e vedere se piace, se interessa. Dopo. Arrivare a è un'altra cosa. Cioè non è, allora, per essere chiari, non è che io per cercare di fare una mia serie dovevo andare sul web, mi adattavo a fare quello che mi chiedevano anche extra Bonelli, altre case editrici mi hanno detto facci un bel thriller, facci un bel horror, facci un bel noir che te lo pubblichiamo. A me interessava fare questa cosa qua. E quindi, cioè io lo faccio già l'horror. E anche il thriller e anche il noir tutto insieme, quindi non c'ho bisogno di andare a cercare altro.
mi interessava vedere se questa cosa, cioè non c'è nel nostro mercato, non c'è. Allora, ce la metto, la vuole qualcuno, la leggo, la guardo, questo voglio capire questo, non voglio che arrivi il signor X a dirmi il mercato non vuole questo, perché il mercato è fatto dai lettori, non è fatto da lui o da lui. Peraltro il signor X dice con una sciocchezza, questo lo esprimo a titolo personale, nel senso che tutti si chiedono perché ci sia pieno di giovani che leggono i manga e leggono sempre meno sul letto. Perché? Perché i manga trattano di tematiche evidentemente più vicine alla quotidianità, alle tematiche adolescenziali, cioè a tutte quelle serie di cose che in Italia non vengono generalmente affrontate di forma popolare. Ma anche nelle fiction, perché una fiction come Glee ha un successo e i liceali ne ha un altro? Perché se tu rappresenti la realtà più o meno per quella che è, anche edulcorata, anche appellendola però per quella che è, hai un certo tipo di risposta. Se tu mostri una realtà che non esiste ed è soltanto nella testa di qualche fantasiosissimo autore che pensa che tutti i giovani parlino in questa maniera e poi tutti si pentano e diventino buoni e vogliono bene a mamma e papà, alla fine qualcuno che dice vabbè, boh, io non sono così, cioè non è che se io sono turbato allora sto in camera a ascoltare heavy metal e non parlo con nessuno, perché cioè Verdone ha fatto questa parodia tempo fa e per lui era una parodia. Moltissime fiction italiane la fanno sul serio ed è drammatico, perché non è quello. Cioè, uno degli argomenti di cui parla davvero è la convivenza in una casa degli studenti. Gli studenti si scannano per la carta igienica, si scannano per i biscottini del Mulino Bianco che sono i miei e tu non me li devi prendere, per la bustina del tè fregata. Cioè, le tematiche, questo è l'esempio adesso base. Adesso ti lavi il tuo piatto, che mi l'hai infilato sotto. Oggi c'è il turno per cui tocca a te fare questa cosa e non la faccio io. Cioè, alla fine, un esempio base, che questa cosa qua, molto semplice e banale, che è la vita tutti i giorni, di quelli che fanno i pendolari sul treno, di quelli che gli tocca tornare il weekend alla mappa, non c'è. Le interazioni fra ragazzi, non c'è. Non esiste, non gliene frega niente a nessuno di pubblicarla in questo momento in Italia. In Giappone pubblicano quasi solo questo. Perché? Cioè, anche noi ce li abbiamo i ragazzi, cioè gli adolescenti, gli studenti, lui c'ha 24 anni, esiste, è vero, è vivo. Io ho un personaggio che c'è la sua età. È anche bello, diciamolo, no. Hai la ragazza, no, sì, perché sì, sennò poi ce l'ho, ce l'ho. Che peccato. Andiamo in generale di trono. No, ma nel senso che veramente, cioè, non parliamo di niente di alieno. Niente, non ci sono grandi temi, non ci sono, ma adesso parliamo dei giovani e la droga, no, parliamo dei giovani e la droga. A un certo punto si scopre che Martina è un extraterrestre, drogata. Drogata. Buon diretto. Che ascolta lì in camera. Con le cuffie. Con le cuffie. Per il genitore non ci parla. Costanic dietro che rola. Ho perorato la causa abbastanza lungo. Questa cosa dopo arriverà qualcuno? Sì.